Ok, seconda parte, dovremmo riuscire entro le 12:30. Allora, ciao, sono sempre io. Oggi, cioè, ora parleremo invece del programma vero e proprio per effettivamente fare cose, videogiochi per l'esattezza. Potete fare, allora, vedendo un'immagine del genere, questo non è Minecraft per intenderci, ma penso sia chiaro che è nato come un clone, essenzialmente. Di Minecraft, tuttavia, questo è il logo. E la domanda che solitamente ci viene fatta alle fiere: ok, ma stiamo parlando in clone di Minecraft? Questa sarà l'ultima volta, per fortuna, che dovrò spiegare una cosa simile, perché abbiamo cambiato nome da qualche settimana ed è iniziato effettivamente come un clone di Minecraft più di 10 anni fa. Stiamo parlando di software libero in questo caso, ma vira nel tempo da gioco a piattaforma di gioco. Che cosa vuol dire? Ve lo spiego tra 2 secondi. L'autore originale non si aspettava un successo simile o palesemente l'avrebbe chiamato in modo diverso. Allora, come vi dicevo prima, i giochi non crescono sotto i cavoli. Hanno bisogno di programmi per venire fatti, quindi questi programmi si chiamano motori di gioco, un po' come se non so, devo scrivere un documento di testo, userò determinati programmi di scrittura. E quando io vado a prendere questi due concetti e li metto insieme, quindi nello stesso programma io metto sia il motore che il gioco, ottengo quello che viene definito piattaforma di gioco, ovvero dallo stesso programma io posso sia decidere di costruire effettivamente dei videogiochi, oppure lo uso come una libreria e prendo da internet o me li faccio da solo e gioco e basta. Il motore di gioco, scusate, la piattaforma di gioco più famosa a oggi è Roblox, quello che abbiamo visto prima che faceva tante cose poco divertenti. E quindi userò Luanti, non userò Mintes perché è morto. Ok, quindi come dicevo, abbiamo cambiato nome da poco. Si chiama Luanti, che è un gioco di parole dal finlandese Luanti, che vuol dire creazione, più Lua, che è il nome del linguaggio di programmazione che viene utilizzato, che poi è preso dal portoghese per luna, ma vabbè, ok. E cosa permette di fare lo strumento? Molto velocemente, intanto dare spazio alla creatività, potete creare nuovi giochi, blocchi, singoli, creature, interfacce senza alcun limite. E dato che vi stavo dicendo prima che è una piattaforma di gioco, quando voi lo scaricate per la prima volta non c'è niente di tutto quello che vedete, non ci sono draghi, non ci sono mattoncini, non ci sono boh, alci, non, alberi, quello che è, bensì vi dirà al primo avvio: ok, sembra che non ci sia niente di installato, quindi cosa facciamo? Io ti suggerisco di installare qualcosa, qualche gioco creato dalla comunità, se no, boh, fai tu. Quindi è un contenitore vuoto di base. E permette appunto di creare anche delle interfacce personalizzate. Questo è un esempio di inventario che prende chiaramente ispirazione da Minecraft. E, diciamo che c'è ancora molto retaggio da questo punto di vista. E, però io, per esempio, su un gioco potrei non avere l'inventario a prescindere. Quindi, se vado a premere il tasto poi di base associato all'inventario, non succede nulla. Posso personalizzare la grafica, posso aggiungere dei modelli 3D, che è quello essenzialmente che poi è stato fatto, cioè addirittura della grafica in vettoriale come le concine dello zaino, lo scudo e via dicendo, mentre altre cose sono in pixel art, che è quello che faccio, con cui ho iniziato essenzialmente per lavoro. Questo non l'ho fatto io. Quindi interfacce personalizzate. Poi qua vado molto veloce perché non vi voglio spaventare. La creazione a livello di codice, per farla semplice, usa questo linguaggio che è super facile, che si chiama Lua. Appunto, c'è una guida online se voleste provare mai a muovere dei primi passi nel mondo della programmazione. Non è niente di ostico, al contrario di molti altri codici. Per esempio, quelle 5 righe lì, 4 se togliamo le parentesi, sono la creazione di un nuovo blocco che io poi posso piazzare in un gioco e farci quello che ne voglia. E la guida è disponibile completamente in italiano, tradotta dal sottoscritto e rivista da un paio di amici. Poi, parlando di lingue, per esempio, ogni lingua è importante, nel senso che queste che vedete qui sono sullo stesso computer e da una parte il messaggio è in inglese,
dall'altra parte sono sullo stesso server di gioco e dall'altra parte il messaggio con un errore tra l'altro è in spagnolo. Questo perché? Perché a seconda della lingua in cui io ho il sistema operativo o con la lingua che assegno a Luanti, posso, se ci sono dei contenuti disponibili in quella lingua, mi avverrà automaticamente i contenuti in quella lingua, anche se siamo nello stesso server, quindi online. Persona a sinistra vede in inglese perché ha, non so, ha Luanti in inglese, persona a destra vede in spagnolo. Tra l'altro c'è stato, allora, cosa permette di fare? Poi, una volta che voi create effettivamente i vostri contenuti, potete condividerli tramite questo sito con il resto della comunità, che si chiama ContentDB ed è praticamente una banca dati enorme di giochi, ma anche di singole mod. Le mod in verità sta per moduli, quindi sono delle modifiche che vengono fatte al gioco, oppure dei pacchetti di texture, quindi la grafica essenzialmente, pacchetti grafici. E la cosa bella è che se voi voleste scaricare, non so, dei giochi, quello che è, non avete bisogno di andare su questo sito, scaricare lo zip, è tutto integrato dentro Luanti. C'è una schermata chiamata contenuti dove, andando lì, io posso scaricare quello che voglio, c'è una barra di ricerca e via dicendo. Quindi, perché è utile questo sito? Prima di tutto è utile perché io intanto devo caricarli da qualche parte, questi contenuti, e poi perché mi dà delle funzioni in più, tipo c'è un sistema di recensioni simile a quello di Steam, dove la gente può mettere pollice in su, pollice in giù, e addirittura io posso valutare se una recensione è stata utile o non utile. Questo perché? Perché permette di portare più in alto i contenuti che hanno recensioni per lo più positive e portare più in basso quelli che hanno recensioni più negative. Questo cosa vuol dire? Che se io scaricassi per la prima volta il programma e non sono avvezzo magari a questo ambiente, quello che succede è che mi ritrovo come giochi e contenuti consigliati quelli che hanno ricevuto più recensioni. Questo è ottimo perché sennò sarebbe il caos. E inoltre tutti i contenuti che vengono pubblicati su questa banca dati sono quasi esclusivamente software libero, nel senso che se non sono software libero poco ci manca, e c'è comunque un'avvertenza grossa come una casa, e quindi si ritorna poi tutto il discorso che stavo facendo nella prima parte: questa roba non prende parte alla situazione dell'industria. Poi, dato che prima Michele aveva accennato a OpenStreetMap, che se non lo sapeste, immaginate tipo Wikipedia, che penso abbiate bene o male presente. Ecco, OpenStreetMap è tipo la Wikipedia delle mappe, nel senso che al posto di aggiungere informazioni, io aggiungo mappe. Cioè io posso mappare il mondo attorno a me, e viene usato da un sacco di servizi in verità, e lo possiamo usare anche con Luanti, per esempio. Nel senso, quello che vedete cerchiato è un liceo di Bolzano, perché questo l'avevo portato anche a Bolzano, che è il liceo Tognolo. E ci sono le vie in tedesco perché siamo a Bolzano, quindi... E quello che succede è, se io dovessi fare, non so, dovessi riportare in 3D quello che vedo, se dovessi costruirlo a mano con tutte la metratura giusta, le proporzioni, sarebbe un inferno. E invece questo mi ha richiesto un'ora, perché quello che ho fatto è stato andare su questo sito che si chiama Minecraft à la carte, francese, che è nato per Minecraft e poi ha adottato anche Luanti, dove io inserisco un'area geografica realmente esistente, estrapola i dati da OpenStreetMap per spararmi fuori una mappa di quello che sto vedendo. Quindi io ho dovuto aspettare un'ora che mi arrivasse l'email con tutta la conversione, ma non ho dovuto fare niente. Poi è palese che questo è solo, diciamo, lo scheletro. Se io volessi renderlo tutto dettagliato, devo mettermi lì e non so, fai le strisce pedonali, i lampioni, quello che è, però fatto sta che mi dà delle fondamenta che sono già pronte. Allora, quello è a parte, cioè OpenStreetMap è lì come Wikipedia, io posso attingere informazioni da Wikipedia, ma posso attingere anche informazioni da OpenStreetMap. E grazie a questo sito, che si chiama Minecraft à la carte, posso dare in pasto un'area di OpenStreetMap e me lo converte in un mondo che io poi posso aprire con Luanti.
non so se... ok. E poi, essendo software libero, questa magari è una banalità, però si può parlare in prima persona con le persone, scusate la ripetizione, che fanno parte dell'organizzazione. Cosa che mi sono scordato di dire, faccio anche parte dell'organizzazione di Luanti, e quindi, vabbè, ora se volete potete chiedere a me, però in generale siamo su svariate piattaforme, sia libere che non. Il mio consiglio ovviamente è sempre di optare per quelle tipo, non so, Matrix e Mastodon, che sono software libero. Per chi non lo sapesse, Mastodon è tipo Twitter, software libero, ma meglio. E, vabbè, non c'è... Discord, beh, penso che chi gioca qui bene o male lo conosca, comunque è... no, Discord è un programma di chat proprietario, o IRC, ma ve lo sconsiglio perché tecnologie dell'89 magari le evitiamo. E quindi, come siamo organizzate? Allora, abbiamo riunioni pubbliche ogni 2 settimane, per quanto riguarda l'organizzazione, il microfono è ancora qui. Abbiamo un blog per tutte le novità, per chi volesse poi approfondire, ovviamente il blog è in inglese, e una tabella di marcia che viene rivista ogni circa 2 anni, perché comunque sì, ci sono varie priorità che cambiano nel tempo. Ora ci stiamo concentrando sui miglioramenti grafici, perché fidatevi, ce n'è tanto da fare, pulizia del codice e miglioramenti dell'entità. Quando parlo di miglioramenti grafici è perché, soprattutto voi che venite da un artistico, potreste avere una mezza sincope quando vi ritrovate davanti a questa cosa. Io vi capisco benissimo, ho fatto l'artistico anche io, e quindi stanno venendo fatte delle proposte per cercare di rendere, diciamo, un po' più appetibile quello che al momento è il menu principale. Il problema è che il menu principale è fatto di tante cose e quindi richiede tanto tempo. Questa è una proposta che ho fatto insieme a un amico in pixel art, non è finita in verità, però per darvi un'idea. E vi porto giusto un paio di esempi, sia per uso didattico, che con cui dove si può usare Luanti, che per scopo ovviamente ricreativo, quindi per giocare e divertirsi. Quindi questo è un progetto francese realizzato tra il 2021 e 2022, chiamato Permidi de Construire, non proverò neanche la pronuncia perché non ho, anche se ho la remoscia, e fatto da IRI, che è un'associazione. E cosa è stato fatto? Praticamente hanno riprogettato alcune aree del comune di Aulnay-sous-Bois attraverso gli occhi della ragazza, accompagnata da figure del settore. Ovvero, c'è stata una prima fase dove hanno scelto l'area su cui focalizzarsi, quindi meramente su carta. Poi, sempre su carta, c'è stata una pianificazione effettivamente di quello che volevano fare, e infine si è usato lo strumento per costruire effettivamente l'idea su carta in 3D. Quello era tipo un lavoro in corso, ovviamente non era finito. C'è stata poi una presentazione sul palco, cioè tutto un sito dove parla dei vari dettagli, ed è stata un'esperienza formativa essenzialmente, perché quello che hanno immaginato hanno potuto poi convertirlo effettivamente in qualcosa di bene o male reale, nel senso, siamo dentro al mondo digitale, però comunque è un po' come dei Lego digitali, alla fine io posso modificare la realtà attorno a me. E altro esempio simile, sempre in Francia, i titoli mi stanno ammazzando, di Thomas Telemente, che sono 2 persone della comunità che ho avuto anche l'onore di conoscere, Mobois-Gencube, che è un laboratorio di partecipazione cittadina per migliorare il proprio quartiere. Ovvero, anche qui c'è stata prima una fase su carta, per poi passare a una fase meramente tecnologica, dove tutta la classe era connessa sullo stesso server, quindi comunicavano, e per ripensare il proprio quartiere. Quindi, ok, magari io non posso andare nel mondo analogico e tirare giù un muro, cioè posso farlo, però non è legale. Qui invece, usando anche quegli strumenti, con le mappe che vedevamo prima, io posso effettivamente ridefinire lo spazio attorno a me a livello digitale, e poi chissà, usando poi altri strumenti, fare delle proposte magari con dei plastici, ecco, per esempio delle stampe in 3D o quello che è.
e ovviamente gli usi ricreativi, perché i videogiochi, grazie. Quindi questo come esempio è un server che ho tirato su durante la pandemia, vedo che ci abbiamo tempo quindi vi assillerò un pochetto, nel 2020 insieme a un gruppo di amici, perché volevamo dare uno spazio che non dipendesse da quelle meccaniche delle aziende videoludiche di cui parlavamo prima. Quindi è completamente software libero, non dovete pagare niente per giocare, non abbiamo neanche le donazioni, cioè no, abbiamo solo giusto le donazioni, quindi vabbè. E ci siamo ispirati ai server, diciamo, minigiochi di Minecraft, che vanno un sacco, in caso voi non lo sappiate, milioni e milioni di visualizzazioni, quindi abbiamo cercato di prendere lo stesso concetto, ma di poi migliorarlo facendo quelle cose che su Minecraft essenzialmente non si possono fare, come aggiungere svariati modelli 3D senza diventare stupidi, interfacce varie e via dicendo. Quindi, per esempio, interfacce, ci sono appunto delle interfacce personalizzate, non so, sbloccare gli aspetti, sistemi di teletrasporto, ci sono dei modelli 3D personalizzati come questi LG che poi a loro volta aprono delle interfacce, o altro esempio di interfaccia, questo è in spagnolo perché non mi andava di cambiare la lingua del mio sistema operativo essenzialmente, però per farvi vedere che abbiamo contenuti in italiano, in inglese, in spagnolo, addirittura c'è un pazzo che ce l'ha tradotto in cinese, io tipo ok, e quindi tramite queste interfacce personalizzate possiamo creare dei giochi che siano più corposi rispetto ad avere limitazioni a livello grafico essenzialmente. Anche tutta la grafica è stata fatta da noi, questa grafica abbastanza, principalmente da me, questa grafica tutta abbastanza cartunesca, in verità quello è un modello 3D fatto con Blender tra l'altro, che se ora io potessi andare nel server tenendo premuto il mouse potrei ruotarlo a 360 gradi così da ammirarlo, diciamo, nella sua interezza. O ancora, altro esempio di interfaccia, questa volta in inglese, ma siamo sullo stesso server, semplicemente a riprese diverse. E qui, prima di entrare in un minigioco, quello che vedono è l'anteprima della mappa, per farsi un'idea. Entra modalità spettatore, oppure le persone in coda o dentro, in caso ci fossero effettivamente delle persone. Quindi quello che è il nostro server essenzialmente è un gruppo di amici che si trovano a creare mondi. Abbiamo iniziato completamente per un motivo etico, se vogliamo, non c'è sfruttamento dietro perché non abbiamo consegne, non ce la prendiamo molto con calma. Siamo un ambiente pensato, ovvero non è che qualsiasi cosa che vada al momento, voglio distruggere anche un po' questo stigma, la mettiamo, anche perché fare cose del genere vuol dire ogni volta reinventarsi, richiede sempre un sacco di tempo, no, grazie, ci teniamo alla nostra sanità mentale. Abbiamo obiettivi sbloccabili con un senso, quindi trofei, aspetti, quello chi più ne ha più ne metta, e evitiamo assolutamente quelle meccaniche per spingere la gente a rimanere connessa, che sono tipo presenti pressoché ovunque ormai. Abilità basate sulle proprie capacità, nel senso non vogliamo assolutamente che se tu paghi automaticamente hai dei vantaggi, perché non è giusto, un gioco dovrebbe misurare le abilità delle persone e non quanto è grosso il loro portafogli. Il 100% di ottenere qualcosa, se riuscite effettivamente a superare una sfida ottenete cose, e non ci sono invece meccaniche da gioco d'azzardo come abbiamo invece visto prima con altri titoli, ed è come dicevo prima completamente software libero e assolutamente non proprietario. Poi la cosa ironica, che qui poi mi porta un po' a quello che faccio per lavoro, è che questa cosa che è nata come passatempo è diventata una vetrina per il lavoro, cioè nel senso la gente a una certa ha iniziato a fare toc toc alla porta dicendo ehi, io vorrei implementare questa cosa usando, ho visto che avete fatto il server, io tipo ok, per una volta che non volevo fare soldi nella mia vita provando a fare un videogioco, in tutti gli altri ho fallito, questa volta invece sono arrivati, quindi tipo ok, lezione imparata, perché uno, non mi aspettavo sarebbe diventato un lavoro, due, lavoro più felicemente, premessa, ho lavorato prima per un paio d'anni nell'industria indie italiana per lo più, lavoro più felicemente perché so di non star collaborando a violenze di vario tipo, quelle di cui parlavamo prima. Ogni tanto tra l'altro ne giova anche il server e viceversa, nel senso che quando magari arriva, non so, il cliente che mi chiede ok, io vorrei implementare un sistema di missioni nel mio server, benissimo,
io te lo implemento, poi però penso, può servire anche a noi questa cosa? Benissimo, allora guadagnano loro, ne guadagniamo noi, ma anche viceversa, perché a volte sviluppiamo qualcosa per conto nostro che ci serve, perché ci serve, e al tempo stesso la clientela potrebbe essere interessata effettivamente in quella funzionalità, e quindi un po' tipo un do to desk, non so ora come definirlo meglio, però essenzialmente uno scambio reciproco. Quindi bello bello. E per per concludere, poi non so in caso ci dovessero essere domande. Allora, se vi è interessata più la parte di critica nel mondo digitale, videoludico in verità non solo perché parliamo di tanto altro, Etica Digitale è un collettivo che ho cofondato nel 2019, qui in Italia appunto, dato il nome, e ci occupiamo appunto di divulgare contenuti che parlino di etica mista al digitale. Quindi se vi interessa più la parte di critica vi consiglio di farci un salto, ci trovate anche su Telegram, Instagram. Luanti.org è il sito ufficiale della piattaforma di gioco che abbiamo appena visto, poi c'è as.land che è il sito ufficiale del nostro server, che è internazionalizzato ma comunque lo staff è tutto italiano, e poi come dicevo prima, quello che vi avevo fatto già vedere, c'è Videogiochi Libri su Matrix e su Telegram, che è questa comunità dove ci ritroviamo per cercare anche di beccarci qualche sera e giocare qualche titolo libero insieme, per dimostrare che ci sono dei mondi possibili alternativi lì fuori, e per renderli realtà effettivamente poi ci serve la gente che metta le mani nella ciccia. Quindi io penso di aver finito, grazie, se volete, a meno che voi non abbiate un iPhone, e qui si può aprire una parentesi molto divertente, potreste anche provare a scaricare, se videogiocate anche solo sul telefono. Io prima vi ho chiesto chi videogioca, non intendo per forza da un PC o una console. Cioè, anche Candy Crush Saga banalmente è un videogioco, quindi potete provarlo, connettervi anche sul nostro server, o se no, secondo me, domande, o non so se Michele poi voleva aggiungere qualcosa, ho cercato di andare col turbo in modo da lasciarvi in tempi umani, se no grazie per l'ascolto e buona.